Bentornati sul canale, in questo video parleremo della variabilità nella composizione corporea tra un individuo e un altro. Ovviamente la composizione corporea è dettata, è determinata da vari parametri. Uno tra questi, ovviamente, che va a determinare la composizione corporea è proprio il grasso corporeo, il cosiddetto tessuto adiposo, che oramai gli studi di istologia lo paragonano quasi sempre più ad un organo rispetto che a un tessuto, in quanto ovviamente è stato visto negli ultimi anni, la scienza ha visto che svolge delle funzioni importantissime per la salute del nostro organismo, addirittura in grado di produrre vari tipi di ormoni e è anche in grado di influenzare, per esempio, il metabolismo dell'osso. Ma dove si trova il grasso, l'adipe, nel nostro organismo? Ovviamente una parte del tessuto adiposo si trova nel sottocute, quindi si chiama ovviamente adipe sottocutaneo, un'altra parte si trova praticamente vicino ai visceri, e quindi è detto anche periviscerale, una parte è contenuto all'interno delle nostre ossa, nel cosiddetto midollo osseo. Da non confondere col midollo spinale. Un'altra parte ancora, ovviamente, è presente nel tessuto nervoso centrale, va appunto a formare le cosiddette, per esempio, guaine mieliniche, ma forma anche il grasso, banalmente, forma le membrane cellulari, le membrane di tutte le nostre cellule del corpo umano. E poi una parte del tessuto adiposo è presente anche vicino ai muscoli. Da qui potete chiaramente intuire quanto siano importanti i grassi lipidi nella nostra alimentazione. Non vanno eliminati, vanno ridotti, vanno assunti in maniera intelligente e ponderata, affidandoci ovviamente a quello che ci dice il nostro medico, a quello che ci dicono appunto le linee guida e così via. Io ovviamente anch'io sono medico, però sono qui su YouTube e non potete assolutamente ascoltare diciamo il parere di uno sconosciuto su YouTube rispetto a quello del vostro medico di base, quindi affidatevi sempre ai vostri medici per qualsiasi problema di salute, perché questi video che io faccio hanno soltanto uno scopo divulgativo. Il grasso, secondo appunto la fisiologia umana, rappresenta, diciamo, più o meno tra il 10 e il 40% del peso corporeo, variabile in base ovviamente al grasso che può avere ognuno di noi. Ci sono individui ovviamente che hanno più grasso, individui che ne hanno di meno. Tuttavia, alcuni studi hanno messo in evidenza come per poter, come dire, sopravvivere, il minimo grasso che ci può essere è il 4% di grasso che rappresenta il peso corporeo. Quindi se il grasso è al di sotto del 4% del peso corporeo, il fenotipo non è compatibile con la vita, quindi praticamente si muore. Il massimo è il 90%, tant'è che ci sono ovviamente tanti individui obesi. L'obesità, dicono gli scienziati, è proprio un'epidemia di obesità, se vogliamo. Ma questo ovviamente è un argomento di un altro video, perché appunto stare a parlare qui delle cause di obesità significherebbe dilungarsi molto. È stato visto che il tessuto adiposo tende praticamente a modificarsi in buona sostanza nel corso della vita, perché nella vita fetale, quindi quando appunto siamo un feto, è lo 0,5%, alla nascita arriva addirittura al 16%, e in media è maggiore nel sesso femminile rispetto che nel sesso maschile per tutta la durata della vita. Nell'uomo la crescita del tessuto adiposo rallenta nella pubertà, perché appunto si assiste a un aumento della massa magra muscolare. Negli uomini il grasso si accumula maggiormente a livello dell'addome, nelle donne a livello delle anche e delle ghiandole mammarie. Non vi sto a spiegare il motivo di questo, andate a trovarlo sulla mia sezione di istologia dove spiego il motivo di ciò, ma in sintesi è una questione ormonale. Negli individui leucodermi è stato visto che il grasso risulta essere maggiore, negli individui melanodermi in media il grasso risulta essere appunto minore. Negli uomini la massa magra è maggiore rispetto che nelle donne e fondamentalmente si assiste a una riduzione del grasso con l'invecchiamento nei maschi. Ma allo stesso tempo, oltre al grasso, con l'invecchiamento nell'uomo, per esempio, si riduce anche il tessuto muscolare, e quindi ovviamente si perdono anche i muscoli, perché è stato visto che il tessuto adiposo vicino ai muscoli va ad infiltrare i muscoli. In più, con l'avanzare dell'età, con l'invecchiamento, praticamente si fa sempre meno attività fisica, quindi anche il tessuto muscolare ovviamente va sempre di più incontro ad atrofia, ed è per questo che, superati i 60 anni, ma anche prima, per tutta la vita, è sempre consigliata l'attività fisica. Quindi, riassumendo, la nostra composizione corporea è praticamente dettata dal grasso,
quindi dalla massa grassa, ma anche dalla massa magra, che è appunto il tessuto muscolare. E ovviamente, diciamo che la massa magra è quella appunto che compone, va a comporre i nostri muscoli. È stato visto anche che negli individui melanodermi la massa magra è maggiore in media rispetto che negli individui leucodermi. Bene, io con questo video ho terminato, lascia un mi piace se ti è piaciuto, iscriviti al canale, se hai delle domande puoi lasciarmele qui sotto nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao!